Magic Deck! Benvenuti al nuovo appuntamento dedicato al Magic Deck. Ciao, ciao ragazzi, ciao boss. Benvenuti, allora, questa settimana abbiamo preso il Planeswalker Deck Dominaria e... Finalmente. E li abbiamo evoluti, no? Sì. Però prima ci guardiamo il Planeswalker Deck, no? Eh sì, guardiamolo così come esce da scatola. Partiamo da chi partiamo? Non lo so, scegli te, boss. Chandra, vai. Andiamo in ordine... Okay. Da destra a sinistra, dai, da sinistra a destra, che è uguale. Dall'abbinamento di colori che preferisco. Rosso, esatto, verde. Un bel rosso verde, Chandra Piromante Ardita. Allora, esatto, andiamo subito ad aprire. Intanto chiacchieriamo. Apri. Ok. Adesso lo apriamo, vi presentiamo un po' il contenuto del mazzo e dopodiché vediamo anche l'evoluzione dopo aver analizzato l'intro pack. Pardon, il Planeswalker Deck, l'intro pack. Erano prima di Kaladesh. Sono sempre contento di spacchettare. Infatti, ho lasciato a te lo spacchettamento. Via. E ci sono anche due bustine che ci apriamo a fine video. Guardate che bello! Innanzitutto si presenta benissimo, già mazzo pronto per essere giocato. A te, boss, ti lascio il divertimento di sbustare. No, alla fine facciamo una sfida. Lo facciamo alla fine, ok. Allora, bene. Questo lo mettiamo via. Allora, all'interno abbiamo come sempre. Un piccolo Depliant, quanto sono erudito. Hai visto? Depliant con la presentazione del mazzo, quindi che cos'è il mazzo, quello che fa, Chandra, come si comporta nella sua strategia. Che tipo di mazzo è questo qua di Chandra? Allora, il mazzo di Chandra va ad esplorare uno degli archetipi più belli, secondo me, da giocare all'inizio, se è il primo approccio con Magic, che è quello dello Stompy, un classico rosso-verde pieno di creature che non farà altro che cercare di portare a zero il punti dell'avversario il prima possibile, con creature molto grandi. A chi lo consigli con questo Planeswalker Deck più rispetto all'altro di Teferi, che vedremo nel prossimo video? Lo consiglio di sicuro a tutti quanti i giocatori che non vogliono rimanere a fare un gioco di reazione all'avversario, quindi il classico mazzo di controllo, ma è un mazzo che mette pressione e che presenta tantissime creature sul campo di battaglia, quindi proprio un classico rosso-verde come piace a noi. E quale espansione meglio di Dominaria non poteva presentare questo archetipo che è forte sì dei tempi delle prime uscite di Magic. Bene, ma guardiamoci le carte più interessanti di questo, allora, mazzo. Scorrendo il mazzo, abbiamo di sicuro tra le carte più importanti, che erano anche nella nostra top 10 fatta col nostro King Magni, l'elfo di Llanowar, ok? Bellissima ristampa che ci permette di lanciare il più velocemente possibile creature con un costo di lancio abbastanza importante. Il 2 per tra le altre cose. Esatto, a seguire questo concetto di mazzo abbiamo anche la Druida del Regno Elfico. Druida del Regno Elfico che non entra di primo turno ma entra di secondo, è una 0-2. Quando lo tappiamo ci dà mana verde come esattamente l'elfo di Llanowar, però siccome il mazzo è incentrato anche sul Ki, che era una abilità che è tornata adesso con Dominaria, quindi la possibilità di potenziare appunto le nostre creature, se la tappiamo ci dà 2 mana verdi per potenziarle, quindi ci accelera ancora di più. Poi sostanzialmente che cosa abbiamo? Abbiamo la nostra importantissima Planeswalker, la Chandra. Mitica! La Chandra Piromante Ardita. Allora lei che cosa fa? Costo 6, costo 4 e 2 rosse, è un Planeswalker che ci permette o di accelerare aggiungendo 2 mana rossi e infliggendo 2 danni a un giocatore, quindi contemporaneamente anche far danni all'avversario, oppure infliggere 3 danni a una creatura o a un Planeswalker bersaglio, quindi magari eliminare il bloccante che ci dà fastidio per vincere la partita. A meno 7 invece infligge 10 danni a un giocatore bersaglio e ogni creatura è Planeswalker che controlla, quindi a meno 7 fa piazza pulita di campo di gioco e probabilmente uccide il nostro avversario. Però c'è qualcos'altro ancora di interessante? Di interessante poi ci sono creature di supporto, abbiamo un fuoco di Shiv che comunque è un'ottima rimozione, esatto, e un combattere con il fuoco. Questo penso che siano carte molto forti da tenere anche in un'evoluzione del mazzo. E a proposito di evoluzione, ne hai studiata una, esatto, non solo con le carte di Dominaria, ma stanno nel formato standard attuale. Esattamente. Quindi da Kaladesh in poi, giusto? Da Kaladesh in poi, devo dire che ci sono parecchie carte che fanno per questo mazzo. Il mazzo che andremo a vedere tra poco a video sarà quello che
adesso ci vai ad introdurre. Esattamente. Come lo hai evoluto questo Planeswalker deck di Chandra? Allora, innanzitutto ho deciso di tenere le carte che ci permettono di rampare col mana e ho aumentato il loro numero, quindi abbiamo il 4 per di Elfi di Lanuar, abbiamo mantenuto la druida da regno elfico e quindi abbiamo una base di ramp molto molto prepotente, diciamo, predominante. Il numero di terre comunque l'abbiamo lasciato abbastanza alto perché è un mazzo con mana intensive, quindi con una curva leggermente più pesante. Abbiamo tantissime carte a costo 4. Abbiamo introdotto una delle mie carte preferite di questa espansione, che è lo Skitzik, che è una creatura con potenziamento, è rapida, quindi veramente veramente forte, e che grazie alla druida e agli elfi di Lanuar può iniziare a dar fastidio sin da subito. In più abbiamo introdotto qualche rimozione in più, abbiamo inserito i colpi di fulmine perché ci permettono di levare carte dell'avversario oppure fare gli ultimi danni, e in più ho messo una carta bellissima, anzi due carte bellissime che sfruttano sempre il potenziamento, quindi rimangono a tema con questo mazzo, che sono l'allosauro che è il nostro nuovo dinosauro, che ha 4 e 5-5, quindi è forte di per sé. Se pagato il potenziamento fa combattere un'altra creatura, quindi è sia creatura forte che anche rimozione. E in più ho deciso di mettere anche il Cavu, che ha 2-2 travolgere cautela, ma se pagato il potenziamento diventa un 5-5 cautela travolgere, quindi è molto forte perché infligge danni e contemporaneamente ci permette di difendere i nostri punti vita. Bene, allora direi di andare a vederci la lista di questo mazzo. Come sempre, scheda tecnica, lista del mazzo con le carte che girano a video, presentazione di tutto il mazzo a video con il programma di MTGO, Magic Online, and il consiglio finale di Daniele e la sbustata finale che ci facciamo. Assolutamente. Andiamo! Fuoco di Shiv, 2 per. Elfi di Lanuar, 4 per. Kenra Scuotiterra, 2 per. Colpo di Fulmine, 4 per. Druida del Regno Elfico, 3 per. Cavu Indomabile, 4 per. Distruttore della Messe An, 4 per. Combattere con il Fuoco, 1 per. Segugio di Karplusan, 2 per. Skitzik, 2 per. Balot Trangugiatore, 2 per. Allosauro Territoriale, 3 per. Sfuriata di Chandra, 1 per. Latore di Gloria, 2 per. Chandra Piromante Ardita, 1 per. Gola Boscosa, 4 per. Dirupo delle Radici, 4 per. Montagna Terra Vase, 7 per. Foresta Terra Vase, 8 per. Bene, andiamo a guardare le nostre magie partendo dai costi di lancio 1. Abbiamo innanzitutto lo Shivan Fire a costo 1 rosso istantaneo, costo di potenziamento 4. Lui dà da solo 2 danni alla creatura avversaria, se è stato potenziato invece fa 4 danni alla creatura invece che 2. Quindi una rimozione molto forte sin dai primi turni che anche a metà partita. Abbiamo il 4 verde dell'Elfo di Lanuar qui in versione promo a costo 1 verde, una 1-1, se lo tappiamo ci dà un mana verde. Poi abbiamo l'Earthshaker Kenra, costo 1 in colore, 1 rosso, è una 2-1 con rapidità, quando entra nel campo di battaglia una creatura bersaglio con forza uguale o inferiore alla forza di Kenra non può bloccare, in più ha Eternalize 6, quindi lo possiamo rimuovere dal cimitero e mettere una sua copia 4-4 con le stesse identiche abilità. Quindi ottimo anche a metà partita, possiamo rendere incapace di bloccare una creatura con forza 4 o inferiore, quindi
ottimo anche per chiudere. Poi abbiamo il 4x di colpo di fulmine, costo 1 in colore, 1 rosso, un istantaneo che fa 3 danni a creatura giocatore bersaglio. Un altro ramp, abbiamo l'Elfheim Druid, a costo 1 in colore, 1 verde, 1-0-2, quando lo tappiamo ci dà mana verde. Però se stiamo pagando con questo mana creature chiccherate, possiamo aggiungere invece 2 mana verdi, quindi molto forte, anche perché le nostre creature e molte delle nostre magie hanno un costo di kicker, quindi è ottimo perché dà 2 mana al posto che 1, quindi un ottimo ramp. Poi abbiamo l'Untamed Kavu, a costo 1 in colore, 1 verde, 1-2-2, ha Vigilance e Trample, in più può essere potenziato a 3 in colori, se è stato potenziato entra con 3 segnalini in più su di esso, quindi abbiamo un 5-5 Trample Vigilance che ci permette anche quindi di attaccare e bloccare contemporaneamente. Poi abbiamo Land Crop Crusher, costo 2 in colore, 1 rosso, un 3-2 aste, quando attacca lo possiamo extorcere, diciamo così, italianizziamolo, quindi stremare. Quando lo facciamo la creatura bersaglio non può bloccare, quindi se siamo in race è un'ottima creatura che ci permette di mantenere la race, bloccare una delle creature avversarie e continuare a fare danni. Di solito al secondo turno ci permette di essere lanciato e fare almeno 4 danni, che non è male. Poi abbiamo il Fight with Fire Sorcery, a costo 2 in colore e 1 rosso, a kicker 6, quindi 5 in colore e 1 rosso, infligge di base 5 danni a una creatura bersaglio. Se invece è stato pagato il costo di kicker, infligge 10 danni divisi come vuoi tra un qualsiasi numero di bersagli, e i target possono includere anche giocatori e planeswalker, quindi possiamo disfarci di planeswalker, uccidere l'avversario o comunque uccidere più di una creatura sul campo di gioco. Una piccola vratta in mid game, logico che si fa a costo 9, però ne abbiamo solamente una, quindi ci auguriamo che tra gli acceleranti e le nostre terre abbiamo la possibilità di lanciarlo in maniera con il nostro kicker, altrimenti comunque rimane un'ottima rimozione. Poi abbiamo il Carbrusan Hound, a costo 3 colori e 1 rosso, una 3-3, quando attacca, se controlliamo una Planeswalker Chandra, infligge 2 danni a qualsiasi target, quindi potenzialmente potrebbe fare 5 danni al nostro avversario se non blocca la nostra creatura, oppure può rimuovere il bloccante per poi fare effettivamente 3 danni, quindi creatura molto forte, soprattutto se abbiamo una Chandra in gioco. Poi abbiamo Skizik, costo 3 in colori e 1 rosso, è una 5-3 Trample Aste, se paghiamo 1 rosso in più di kicker non muore alla fine del turno, perché altrimenti normalmente lo dobbiamo sacrificare. Poi Balot Gorge, a costo 2 in colori, 2 rossi, è una 4-4 che ha costo di potenziamento 4 in colori, se è stato kickerato entra con 3 segnali più 1 più 1 su di lui, quindi a costo 8 abbiamo un 7-7 che non è male a metà partita, comunque a 4 un 4-4 è un ottimo drop da fare. Poi abbiamo il Terrigional Allosaurus, costo 2 in colori e 2 verdi, è un 5-5, se paghiamo il costo di potenziamento che è 2 in colori e 1 verde, quando entra nel campo di battaglia combatte con una creatura bersaglio, quindi a costo 7 effettivamente abbiamo un 5-5 e ci siamo tolti dal campo di battaglia una creatura che comunque ha costituzione 5 inferiore, quindi molto potente, per quello ne giochiamo 3. Poi abbiamo la nostra carta che ci va a cercare Chandra all'interno del mazzo, ovvero Chandra's Outburst, a costo 3 colori, 2 rossi, infligge 4 danni al giocatore o al planeswalker bersaglio e ci fa cercare Chandra nel mazzo oppure nel cimitero, ce la fa mettere in mano. Poi abbiamo Glorybringer, una delle creature più forti rosse in questo momento, 3 in colori e 2 rossi, è una 4-4 Flying Aste, se lo stremiamo infligge 4 danni a una creatura bersaglio non drago, quindi se l'avversario ha altri draghi oppure ha anche uno stesso Glorybringer non possiamo ucciderlo con la sua abilità, però comunque è una creatura molto forte che potrebbe, oltre a fare danni immediati, eliminare creature bloccanti sul campo di battaglia. Poi abbiamo la Chandra, Bold Pyromancer, costo 4 in colore e 2 rossi, entra con 5 segnalini, a più 1 ci aggiunge 2 mana rossi e infligge 2 danni al giocatore bersaglio, oppure a meno 3 infligge 3 danni a una creatura planeswalker bersaglio, mentre a meno 7 infligge 10 danni al giocatore e ogni creatura che esso controlla, quindi è proprio una final che ci permette di vincere la partita. Andiamo a guardare invece le terre, abbiamo la Timber Gorge, entra nel gioco di
entra nel gioco tappata. Se la tappiamo ci dà uno rosso e uno verde. Poi abbiamo la Rotbone Crag, terra che entra nel campo di battaglia tappata, a meno che non controlliamo o una montagna o una foresta. Se la tappiamo ci dà o rosso o verde. Poi abbiamo 7 montagne e 8 foreste. Daniele, allora, qualche consiglio per giocare questa evoluzione del mazzo di Chandra? Allora, il mazzo è molto semplice come strategia, quindi dobbiamo rampare i primi turni per mettere le nostre minacce il prima possibile. Sono creature abbastanza grandi, diciamo le minacce più grosse hanno costo di lancio 4 o superiore, e di sicuro le nostre minacce più belle sono il nostro dinosauro e sicuramente il Glory Bearinger, perché entrambi possono essere, funzionano anche da rimozione, oltre che incentivare appunto la race per uccidere l'avversario. Carta chiave di questo mazzo Planeswalker evoluto? Allora, la carta chiave è sicuramente la protagonista è Chandra. Sempre lei? Sempre lei. Di sicuro non ci permette di effettivamente di chiudere la partita, quindi non è un finisher, però ci permette insomma di spostare le sorti della partita. Comunque Planeswalker è sempre forte, comunque ci permette di rampare ancora di più una volta che si arriva a costo 6, potenzialmente la possiamo fare di quarto, di quinto turno, e ci permette di fare costantemente danni all'avversario e di eliminare anche le piccole creature. Poi una volta che facciamo la final è praticamente quasi vinta la partita. E quindi come la chiudiamo la nostra partita? La nostra partita la chiudiamo di danni al nostro avversario, di sicuro riusciamo a mettere creature molto minacciose sì dei primi turni, abbiamo appunto lo Skizik, non abbiamo creature volanti, quindi cercate di tenere le vostre rimozioni per creature fastidiose volanti che potrebbero avere una race più veloce della vostra, però sostanzialmente eliminando dal campo di giochi bloccanti e uccidendo il nostro avversario con danni di combattimento. Bene, bene, direi che abbiamo visto un po' tutto anche di questa evoluzione di questo mazzo, no? Assolutamente sì, ragazzi, se avete dei consigli, anche soprattutto nello standard, carte in più o liste alternative, scrivetele nei commenti di questo video, noi vi rispondiamo il prima possibile. Se avete altri suggerimenti o volete vedere anche altri mazzi, scrivetelo e ci mettiamo al lavoro il prima possibile. Per questo appuntamento è tutto, grazie ragazzi, ci vediamo alla prossima. Goodbye! Ciao! Ma goodbye dove? Che adesso si sposta! Due bustine. Bene, due bustine, questa è la mia. Testa, questa è la tua. Vai. Io sbusterò il piccione. Prendo un bel carn. Attenzione, vediamo. Questa è una piccola rivincita. Posso dire che in realtà vorrei sbustare Mudrota Foil? Vediamo. Tu vengo nel retrovia. Venghi, boss, venghi. Attenzione. Allora, andiamo sulle comuni ormai. Le conosciamo bene. Aliante, divinazione, ripognitore, balot, manipolatore glaciale come non comune, peso della memoria, già Adelitz è una bellissima non comune. Mitica! Mitica! È bianca. Attenzione! Oh, storia di Benalia! Vado. Mi sa che è difficile da battermi, boss. Mi sa che sto giro vinco. Ho scelto male la bustina. Ai, boss. Vai. Tieni la videocamera. Adesso la... Sì, la tira fuori Carvervi. Però Carn Foil. Ma forse anche Lira, guarda. Ma forse anche... ti salvi anche con Lira e anche con Teferi ti salvi. Con storia di Benalia Foil. C'è la Foil? C'è una rara Foil. Madò, che intro, perché era? Va bene, dai. Allora, non è male il giuramento. Druidico Foil. And soldato e le forze terra. Di gioco tutti i mazzi blu. Esattazione! Un'ombra terrificante. Ho vinto, ma è bella quella carta. Esatto, una delle carte che mi piace di questa espansione. Vediamo anche il resto. C'è. Oh, vedi lo Skizik, vedi, lo dobbiamo mettere. Regolare i conti e orgoglioso di vuoto. Dai, niente male. Dai, non è andata. Rara male. Foil, mitica foil. Spettacolo. Però diciamo, ha rischiato di non vincere. Però ce l'abbiamo. Ha visto, già daremo il prossimo intropecchio. Sì, assolutamente. Teferi. A posto.